Allora io mi preparo i miei appunti perché non bisogna dimenticarsi le cose. Tutto quello? Ed allora, beh, io penso che lo ha un po' accennato anche Basilio Rizzo prima. La via dedicata a Craxi è un po' uno scotto che Letizia Moratti da Canossa ha dovuto pagare a Berlusconi. Perché abbiamo un sindaco che le ha sbagliate tutte, che le ha perso tutte le sue battaglie. È arrivata a Milano qualche anno fa dicendo: io arrivo qui e faccio da sola, sono il sindaco manager che riuscirà a, senza i partiti, a fare quello che è quello che un imprenditore fa in una città, a comandare su questa città, a costruire delle cose, a rivoltare la città come un calzino. Gli sono andate tutte male. Voleva gestire lei in prima persona l'Expo attraverso il suo uomo Glisenti e non c'è riuscita, i partiti gli hanno spiegato che no, lì ci vuole una fettina per tutti. Voleva gestirsi l'Ecopass con un altro suo uomo, Croci, e anche lì è stato un fallimento. Voleva gestire il piano del territorio, il nuovo piano regolatore di Milano, i grandi affari che da qui ai prossimi anni verranno fatti sul territorio milanese, ma anche lì i partiti gli hanno detto no. Ligresti quasi quasi la commissariava, il presidente della provincia dice no, anch'io voglio mettere le mani su questo nuovo strumento di governo della città. Insomma, le sono andate tutte male, alla fine è andata a Canossa, ha preso la tessera del PDL, lei che era fuori dai partiti, che era sopra i partiti, e alla fine ha dovuto dare anche questo omaggio a Silvio Berlusconi, e cioè lanciare, proprio nei giorni in cui prendeva la tessera del PDL, lanciare questa ideona di dedicare una via della città a Bettino Craxi. E allora, Bettino Craxi, dobbiamo mettere in fila, ricordare che Bettino Craxi è un politico, è stato un imputato, è stato un condannato, è stato un latitante. Dobbiamo ripeterlo, perché la propaganda che viene fatta in queste settimane continua a sminuire, a far dimenticare le cose più semplici. Allora ripetiamole le condanne definitive: 10 anni di carcere per corruzione e finanziamento illecito di Bettino Craxi, 5 anni e 6 mesi per le tangenti Enisai, di cui Ersai, protagonista era Salvatore Ligresti, 4 anni e 6 mesi per le tangenti sulla metropolitana milanese, queste le condanne definitive, 3 condanne in appello estinte soltanto per morte del reo, come si dice, e cioè 3 anni per la maxi tangente Enimont, finanziamento illecito, 5 anni e 5 mesi per corruzione per le tangenti Enel, 5 anni e 9 mesi per il conto protezione, per bancarotta fraudolenta ai danni del Banco Ambrosiano. E poi ancora una condanna in primo grado, prescritta, quindi caduta solo per prescrizione in appello, per Oliverian. E qui l'interessato era non più Ligresti, ma Silvio Berlusconi. E questa tangente, la tangente Oliverian, è la più grande tangente mai scoperta a un singolo uomo politico, 21 miliardi di lire, è la più grande tangente mai tra quelle scoperte arrivata ad un singolo uomo politico. Silvio Berlusconi ha dato 21 miliardi, probabilmente per ringraziarlo della legge Mammì e della politica nei confronti delle televisioni private in questo paese, a Bettino Craxi. E poi ancora 3 rinvii a giudizio, 1 per le tangenti sull'autostrada Milano-Serravalle, un altro per le tangenti sulla cooperazione con il terzo mondo, un altro ancora per la mega evasione fiscale che Craxi ha accumulato negli anni proprio attraverso il recupero di tangenti su cui naturalmente mai ha pagato le tasse.
E però questo non basta. Perché? Perché ormai il ragionamento che si legge sui giornali spesso è questo. Va bene, Craxi ha fatto alcune irregolarità, dicono i giornali, per quanto riguarda il finanziamento ai partiti, però è stato un grande statista. Questo è il ragionamento che viene fatto, un grande statista. Un grande statista con i conti all'estero. Bettino finanziava il partito? Ma raccoglieva soldi in nome dei costi della politica? Ma vediamo un po'. Innanzitutto c'è un ragionamento da fare. È vero che Craxi aveva, per esempio, uno stile di vita sobrio, anche se poi è stato lui a lasciare lo stile che nel suo partito è diventato lo stile invece della Milano da bere, della Milano da acchiappare, della Milano da rubare, della Milano da spolpare, dei Michelis e dei Mille, vassalli, valvassori e piccoli capetti del partito che invece avevano ed esibivano una vita di sperperi ai danni nostri, con i soldi nostri. Però io vorrei ricordare comunque una cosa, che a rigore è più grave rubare per il partito che rubare per sé. Chi ruba per sé, il politico che ruba per sé, si farà qualche villa al mare, qualche conto all'estero e è finita lì. Chi ruba per il partito compie una cosa più grave, perché riesce a rompere le regole democratiche, a barare sul piano della democrazia, a impedire che la democrazia sia democratica, e cioè che tutti abbiano le stesse chance di presentarsi ai partiti, ai cittadini, di dire le loro idee e poi alla fine vinca il migliore. Questa è l'arena democratica. Chi invece bara e si presenta agli elettori con la droga dei soldi raccolti dalle tangenti, forza il gioco democratico e rompe le regole della democrazia. Ma poi Craxi davvero rubava soltanto per il partito? Craxi è l'unico leader politico a cui sono stati trovati dei conti personali, non del partito, gestiti dai suoi uomini, dai suoi fiduciari, da persone per esempio come Giorgio Tradati, che non aveva nessun ruolo nel Partito Socialista ma era il suo compagno di classe a scuola da giovane, oppure Mario Giallombardo, Silvano Larini, Gianfranco Troielli, Agostino Ruiu e poi Raggio e poi Vallato, Spagna di Merende, che non avevano alcun ruolo dentro il partito ma che erano semplicemente amici e prestanomi di Bettino Craxi. Nei conti all'estero di Bettino Craxi sono arrivati almeno 150 miliardi di lire. Questo è l'emerso, quello che è stato scoperto, poi il sommerso non lo sappiamo. Soldi mai passati al partito, tant'è vero che quando poi Craxi se n'è andato, l'Avanti, il giornale di partito, è rimasto senza soldi per gli stipendi, il partito è rimasto senza soldi per gli stipendi e in parte soldi ancora oggi non scoperti. Ci sono ancora molti miliardi passati attraverso i conti all'estero di Craxi, di cui non si sa la fine, ancora non sappiamo dove sono. Hong Kong o le Bahamas non hanno mai risposto alle rogatorie dei magistrati milanesi e non sappiamo chi abbia oggi ancora in mano quei soldi, quei miliardi che non sono stati scoperti. E allora ripetiamoli questi nomi: Constellation Financière, Panama con conto SBS, società di banche svizzera Lugano, Northern Holding con conto Claridian Bank a Ginevra, e poi ancora International Gold Coast, sempre di Panama con conto American Express a Ginevra, e poi Fondazione Arano in Liechtenstein con conto a Lugano, e poi il conto protezione. Non li usava per sé? Bettino Craxi è uno dei pochi politici italiani di cui
sono documentati gli usi personali di una parte dei soldi. Con questi soldi sono stati comprati un appartamento a New York, una casa, un albergo, l'albergo Aivano di Roma, per Ania Pieroni, sua amica personale, che ha avuto anche un contributo mensile di 100 milioni di lire più versamenti per 4 miliardi di lire. È stata comprata una villa e 500 milioni al fratello di Bettino Craxi, Antonio, seguace di Sai Baba. È stata affittata una villa a Saint-Tropez in Costa Azzurra per il figlio Bobo. Questi. Ma alla fine ti continuano a ripetere, ma no, ma insomma certo, qualche leggerezza sulla gestione dei conti, ma Bettino Craxi è stato un grande statista. E allora anche su questa cosa dello statista, per cui dovremmo dimenticare la gestione allegra della finanza di Craxi, perché comunque Craxi sarebbe uno statista, beh, bisogna dire almeno due o tre cose. E cioè, c'è stato un Craxi che ha avuto un ruolo innovativo nella politica italiana, lo dobbiamo dire perché sennò non saremmo credibili. C'è stato il Craxi del progetto socialista, il Craxi del congresso di Torino, il Craxi che aveva un programma innovativo di fare a sinistra una grande forza politica che conquistasse la maggioranza dei voti a sinistra, con un processo mitterrandiano, quello che Mitterrand aveva fatto in Francia, unendo tutta la sinistra, andasse all'attacco della Democrazia Cristiana e ponesse termine al regime democristiano in questo paese. Questo è il programma socialista del congresso di Torino, questo è il grande sogno mitterrandiano che Craxi ha lanciato. Peccato che sia durato pochi anni e che già nel biennio 1979-1980 Craxi capisce che questo è un progetto irrealizzabile e si dà da fare per contendere, per spezzare l'unità sinistra, attaccare soprattutto il Partito Comunista e poi contendere alla Democrazia Cristiana, soldi e potere. Il piano di Craxi anche era quello di Gelli, della P2. Di fare accordi con la P2. E allora nel 1979, che è il momento della svolta craxiana, c'è il primo incontro di Bettino Craxi con Licio Gelli, mentre i suoi colonnelli, e soprattutto Rino Formica, che incontra più volte il braccio destro di Gelli, Ortolani, e Claudio Martelli, che incontra Gelli, addirittura organizza a casa sua, la casa, l'abitazione romana di Claudio Martelli, un incontro a cui partecipa Craxi e Licio Gelli, e lì c'è la fine, l'abbandono di ogni speranza di rinnovamento del progetto craxiano, e invece c'è il craxismo che entra nel progetto della Milano da bere, che fa accordo, chiudo, si accorda con la P2, che cerca soldi e potere e si avvia verso il CAF, cioè il regime di Craxi, Andreotti e Forlan. E allora il Fatto Quotidiano della prossima settimana lancerà una cosa molto semplice, e cioè un piccolo appello a cui vi preghiamo di dare attenzione e, se volete, sottoscriverlo e diffonderlo. Un piccolo messaggio da mandare al sindaco di Milano Letizia Moratti, che in maniera pacata e semplice spieghi perché i cittadini milanesi non vogliono che venga dedicata una via della loro città a Bettino Craxi. Io vi chiedo di sottoscrivere questo appello, di inviarlo alla Moratti, perché se il sindaco di questa città riceverà migliaia di firme e di appelli dei cittadini di Milano che non vogliono la via a Bettino Craxi, io credo che sarà più difficile che questo avvenga. Poi, siccome sento che in questi giorni si discute se mettere un pedaggio come alle autostrade, anche alle tangenziali di Milano, beh, se proprio si deve intestare una strada, si intesti a Bettino Craxi la tangenziale di Milano. Bravo! Che travaglio sta battuta, eh! Vecchia! Allora, grazie!